Buongiorno Flash Giovani, come potete vedere dal mio outfit particolarmente professionale di oggi, è fine ottobre, siamo al Dumbo Space a fianco al TPO in via Casarini e andiamo a scoprire cosa significa partecipare al job meeting. Ricerca del lavoro, tu l'hai trovato o lo stai cercando? Allora io adesso sto studiando e mi laureerò proprio la settimana prossima. E ora lavoro solamente come steward e poi da grande vorrei fare l'insegnante, quindi adesso sto cercando solamente piccoli lavoretti per pagarmi gli studi. Io sono laureato già da 2 anni, e ho fatto poi un master a Milano. E ora che cosa, scusami? In marketing e comunicazione e ora lavoro in Ikea. Lavoro già da quasi 1 anno, solo che non si sa mai, le opportunità sono sempre tante, il tempo c'è per poterle cogliere, quindi sono venuto qui a fare una chiacchierata a vedere cosa mi propongono. Sì, che sto in ricerca attiva, quindi è una buona opportunità. La cosa più divertente secondo te che può succedere al job meeting? Non so se hai già esperienza, se ne hai fatti altri come steward. Io ho lavorato l'anno scorso e lavoravo come usciere. E invece quest'anno mi trovo agli stand e quindi è abbastanza divertente perché comunque ti relazioni con queste persone delle aziende, rispondi ai loro bisogni. Come sei arrivato al job meeting? Come hai trovato questa giornata? E la verità è che l'ho trovato per Instagram perché c'era l'annuncio della pubblicità e quindi ho visto poi che c'erano diverse altre pagine anche la pubblicità, però io l'ho trovato là. Risparmio insomma il mio percorso perché ci siamo conosciuti all'università, siamo colleghi e poi abbiamo fatto anche lo stesso master io a Roma e devo dire che sono stato io quello che ha catturato questa opportunità online e mi sembra davvero qualcosa di utile a noi giovani in un momento molto critico per noi, quindi ben vengano organizzazioni di questo tipo. Se fossi tu a dover fare un colloquio di lavoro, cosa chiederesti? Chiederei sicuramente quali sarebbero le mie mansioni, perché preferisco accettare un lavoro che mi soddisfi e che mi faccia realizzare insomma nella vita. Se foste voi responsabili risorse umane della vostra azienda, cosa chiedereste alle persone che vogliono lavorare con voi, che vorrebbero lavorare con voi? Chiederei innanzitutto passione, curiosità, determinazione. Queste sono le soft skill personali che io chiederei se fossi un recruiter. Dal punto di vista prettamente professionale, ma le competenze secondo me, a prescindere dal titolo di studi, le apprendi durante la tua esperienza appunto lavorativa. Quindi io darei spazio anche a chi ha meno esperienza professionale per crescere insieme a me. E soprattutto anche, non tanto team leader, ma saper lavorare in gruppo. Nel mio lavoro è molto importante, quindi saper lavorare in gruppo sì. Io chiederei a quante altre aziende sei stato, perché così un po' si vede l'interesse, se voleva lavorare con te o voleva magari qualunque fosse. Sicuramente la prima impressione è molto importante, perché già l'aspetto fisico, come si presenta, è molto importante. E poi cercare di capire anche la sua determinazione in questo lavoro. Dal mio punto di vista io mi concentrerei subito sul fattore della passione perché secondo me è quello determinante, se non c'è passione non si dà quel quid in più che fa la differenza, però dopodiché cercherei di vedere se questa passione può essere combinata a delle attitudini, perché le attitudini e le hard skill fanno la figura lavorativa nel complesso. Cosa ti hanno chiesto la maggior parte degli stand per quando hai fatto questo breve colloquio? Niente speciale, la verità è che la mia laurea qua non ha molto successo, quindi basicamente mi dicono lascio il curriculum, sono laureata in biologia, quindi è difficile per l'azienda che ci sono qua, è difficile, un profilo difficile.